9. Il giudizio sul lavoro svolto nell'ultima edizione? Giudizio assolutamente positivo, estremamente positivo. La manifestazione è diventata ormai un classico, c'è attesa e devo dire che quest'anno, come tutti gli altri anni, ma con maggior specializzazione, visto che ci siamo dotati di un direttore artistico, quest'anno il risultato è stato veramente pari alle attese, se non addirittura superiore. Non parlo della qualità degli artisti, che sono stati tutti stupendi, hanno tra l'altro sposato la nostra iniziativa, parlo soprattutto di come ha risposto il pubblico, che è accorso numerosissimo. Un paio di migliaia di cittadini di Messina e di Villa San Giovanni hanno deciso di salire apposta sulla nostra Elio per assistere ai nostri concerti. Ciò ha prodotto una raccolta di quasi 3.500 euro che, raddoppiati, noi abbiamo già consegnato al comitato Liberi dalla Meningite, perché la cosa più importante è che questa iniziativa ha finalità benefiche. Che differenza c'è tra questa edizione e quella precedente? Beh, io, se posso dire, osare un giudizio, abbiamo avuto un crescendo negli anni, nel senso che consolidandosi la manifestazione aumentano anche le nostre capacità organizzative. Quest'anno abbiamo avuto due atù, direbbero i giocatori di bridge. Intanto il fatto che ci siamo dotati di un direttore artistico, cioè un musicista di mestiere che quindi ha messo in campo tutta la sua professionalità in questo senso, e il fatto che abbiamo avuto una location naturalmente strepitosa, perché sullo stretto di Messina, che già di per sé una meraviglia della natura, abbiamo messo la nostra nuova nave Elio, che è un gioiello che, devo dire, senza esagerare, l'Europa ci invidia. I prossimi passi? Prossimo appuntamento a Carnevale, con una serata che sarà il lunedì di Carnevale, se non sbaglio il 4 di marzo, all'insegna, insomma, del divertimento e della spensieratezza, con due gruppi, uno siciliano e uno calabrese, in onore, insomma, anche alla nostra duplice origine. E la domenica invece di Carnevale, che è il 3 marzo, la consueta, usuale e attesissima festa in maschera, stavolta per i bambini, e il ricavato di queste due iniziative andrà in favore dell'associazione Il Bucaneve, che assiste, sostiene le famiglie di bambini, insomma, ricoverati e che hanno problemi di salute. Oggi il bilancio finale di Onde Sonore è stata la prima esperienza da direttore artistico riguardo questa rassegna. Come è andata? Allora, la prima esperienza sì, con la Garante sì, ho fatto altre cose in passato, ma questa sicuramente è stata forse la più importante. A quanto ne sappia, ancora i dati ufficiali non li ho sotto mano, li sapremo tra un po', però so che è andata molto molto bene. Io sono soddisfatto, per carattere non lo sono mai del tutto, quindi punto sempre all'eccellenza, anche in futuro spero che si possa fare ancora meglio, soprattutto dal punto di vista degli incassi, che sono stati comunque cospicui, perché in sole 4 serate si è raggiunto una cifra notevole, a quanto ne so, in maniera non ufficiale, e quindi siamo soddisfatti su entrambi i fronti, sul fronte artistico e su quello anche dell'utilità di questa manifestazione, oltre a portare chiaramente un grande lustro alla Caronte, anche una questione di visibilità, no? Perché c'è stato un grande successo di pubblico, un grande successo artistico, in quanto gli artisti che sono intervenuti hanno fatto veramente un'opera magistrale, sono esibiti al meglio delle loro possibilità, e devo dire che le scelte sono state veramente ben calibrate, non perché le abbia fatte io, ma perché proprio il riscontro è stato positivo. Quindi una cosa che è iniziata bene, sta andando bene, e spero che in futuro possa addirittura migliorare, e sicuramente ci sono i margini per poterlo fare. Grazie. Grazie.